Eravamo rimasti. Scesero una rampa di scale che portava a un'altra sezione dell'obitorio. La stanza in cui entrarono aveva una vetrata che dava su un laboratorio di patologia, con al centro un tavolo in acciaio inossidabile sormontato da una lampada alogena. Tanto l'obitorio quanto l'ospedale vicino erano affiliati alla facoltà di medicina del Cairo e quella era chiaramente un'aula utilizzata dagli studenti per assistere alle autopsie. In quel momento però erano presenti solo Derek e le due donne, nel laboratorio accanto un gruppetto di uomini in camice e mascherina era accalcato intorno al tavolo. Il dottor Badawi avvicinò un microfono wireless al lab. Wireless, vi ricordiamo, che vuol dire senza fili. La sua parola raggiunsero i nuovi arrivati attraverso un piccolo altoparlante sopra la vetrata. Non ho idea di quello che abbiamo scoperto, ma prima di continuare con la rimozione e la conservazione del cervello del soggetto, bello che la vediate con i vostri occhi. Mi sono anche preso la libertà di effettuare delle riprese. Cosa ha scoperto? Chiese Derek, quasi urlato. La donna in camice verde gli indicò un interfono accanto alla vetrata e lui vi si avvicinò e ripeté la domanda. Il coroner fece segno alla sua squadra di allontanarsi dal tavolo. Il cadavere di McCabe giaceva sotto la luce vivida della lampada alogena. Era completamente nudo, a eccezione di un piccolo lenzuolo sulle parti intime e di una pezza bagnata sul cranio. Il tavolo era posizionato in modo tale che la testa della salma fosse rivolta verso la vetrata. Abbiamo già raccolto il campione di liquido cerebrospinale che ci ha chiesto, spiegò il dottor Badawi. E abbiamo cominciato il processo di asportazione del cervello. Il coroner scoprì la testa della salma e staccò la parte superiore del cranio, che il suo staff aveva scalpato e segato in precedenza. Derek guardò Safia per assicurarsi che non fosse rimasta turbata da quell'operazione. Si era irrigidita un po' troppo e si stringeva le mani, ma non si era mossa. Il dottor Badawi posò la sezione di cranio su un tavolino e si fece da parte. I due lobi grigio e rosa del cervello, coperti da strati di tessuto meningeo, riflettevano la luce della lampada. Derek trovava inconcepibile che la fonte del genio del suo mentore fosse esposta davanti a tutti. Ritornarono alla mente le loro lunghe conversazioni nel cuore della notte, durante le quali avevano affrontato gli argomenti più disparati, dagli ultimi articoli scientifici alle nazionali di calcio, con le maggiori probabilità di vincere la Coppa del Mondo. Quando rideva sembrava un orso ferito, ma non lo sembrava anche quando era arrabbiato. Ma lo sembrava, scusate, anche quando era arrabbiato. Allo stesso tempo però poteva essere l'uomo più gentile al mondo e nutriva un amore sconfinato e incrollabile per la moglie e i due figli. E ora è tutto finito. La voce metallica del coroner lo strappò ai suoi pensieri. Derek si era perso le sue prime parole. Per vederlo è stato per puro caso che ci siamo accorti di questo fenomeno. Quale fenomeno? Il dottor Badabo è rivolto un cenno a uno dei suoi uomini che spense la lampada alogena sopra il tavolo e poi le luci sul soffitto.
Derek ci mise alcuni secondi per comprendere ciò che stavano svedendo. Safia sussultò, segno che lo stava vedendo anche lei, il cervello e il tessuto meningeo del professor McCabe. Scintillavano al buio, emanando un debole bagliore rosato, simile a un'alba nascente. Prima era più intensa, spiegò il coroner. L'effetto sta già scemando. Cosa l'ha provocato? Chiese Safia, formulando la domanda che stava echeggiando nella testa di Derek. Sforzandosi di capire, lui ripensò a una cosa che aveva detto poco prima, ovvero che tra gli obiettivi dell'automummificazione c'era quello di creare un contenitore incorruttibile, un calice immortale capace di preservare qualcosa di miracoloso. Si tratta di questo allora. Basta esami, disse Safia, voltandosi dalla sua parte. Quel cadavere va chiuso in una sacca e sigillato. E voglio che venga preparato immediatamente per essere trasportato a Londra. Derek rimase spiazzato dai suoi modi bruschi. Ma la salma non può partire prima di domani. Farò qualche telefonata, ribatté lei con sicurezza. In ogni caso, non ho mai visto nulla del genere prima d'ora. Avrò bisogno di aiuto. Safia si voltò verso la porta. Conosco qualcuno. Chi? Un vecchio amico che mi deve un favore.